Gemma Galgani è innamorata dell'amore, ormai lo sappiamo tutti e non solo perché a Uomini e Donne la vediamo affannarsi a cercare un fidanzato soffrendo e mettendosi in gioco, ma anche per quello che fa e scrive sui social ormai da anni. Se le sue romantiche frasi di buonanotte o di buongiorno non vi hanno mai colpito, forse lo farà il fatto che Gemma proprio ieri ha deciso di commentare con affetto, con tanto di cuori e sorrisi, la foto che Simona Ventura ha postato sui social e che la vede guardare sognante negli occhi del collega Giovanni Terzi. A quanto pare l'amore e l'armonia la colpiscono dritta al cuore tanto da non poter fare a meno di dire la sua sul futuro e le decisioni importanti degli altri. Naturalmente Simona Ventura ha ringraziato per il commento la nuova collega. Le rivedremo ancora insieme prossimamente? Gemma e Rocco, dentro o fuori? Anche la storia tra Gemma Galgani e Rocco Fredella si è conclusa tra accuse reciproche e dissapori. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne ha deciso di rimanere in studio ma ammette di essere ancora molto arrabbiato con la Galgani. Proprio non riesce a perdonare le tante accuse fattegli nello studio di Canale 5 ed è per questo che, al magazine di Uomini e Donne, decide di dire la sua. Non prendiamoci in giro, i sentimenti non c'entrano niente con gli eventi. Esordisce così Rocco, che è un fiume in piena, la sintonia non ha nulla a che vedere con le serate. Quello che non capisco è perché non me l'abbia detto direttamente. E continua, ce l'ha sempre con me, una volta era la collina, una volta l'anello, una volta la nostra intimità, ora le serate. L'ho invitata al ristorante, mi è costata una cifra, ma perché cosa? Rocco ha amareggiato per Gemma, non capisco questo addio. Nelle parole di Rocco Fredella sembra esserci anche un po' di gelosia nei confronti di Gemma Galgani. Il cavaliere di Uomini e Donne sottolinea come la dama abbia subito dimostrato un certo interesse per Michele, altro protagonista del trono over. Non mi ha mai guardato con quegli occhi. Ammette Rocco, che poi torna sulle sue dimostrazioni d'amore e dichiara. E l'anello? Gliel'ho regalato con tanto affetto, amore, simpatia e lei non lo ha mai messo. Lo considera un pezzo di tolla. Nonostante la forte rabbia, Fredella confessa che mi dispiace sia finita in modo così inaspettato. Stanotte non riuscivo a dormire, non capisco questo stop così improvviso. Parole importanti quelle di Rocco che ci fanno chiedere, ma è davvero finita? Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.